Ci siamo, nuova avventura, questa volta arriviamo al Margareis, 2600 metri, e per non scottarmi, cappellino direttamente dal Perù, incredibile! Siamo arrivati a Passo Teglia e adesso sono rimasto ancora all'altra camminata, al passo del Tannarello, e c'è una gara a bici di moto di qualsiasi. Passati tutti lì in mezzo alla nebbia e adesso siamo quasi in cima. Tutto questo sentiero passa tra il confine di Italia e Francia, oltre che al confine tra Liguria e Piemonte, ma qua siamo già passati oltre, siamo già in Piemonte. E il confine tra Italia e Francia è spesso delimitato da queste pietre qua. Di qua siamo in Francia, di là siamo in Italia. Invece del pranzo con vista, ci siamo beccati in mezza nebbia. Siamo ripartiti, siamo in mezzo a dei colori assurdi. Se ci fosse il sole qua sarebbe tutto un turbinio di colori acceso. E invece... Eccoci alla Colla Ruscia. Perché Colla Ruscia? Perché vedi che ci sono i gruttini rossi. Questi? Sì. Bellissimi. I gruttini. Addio! Ciao! Una frana sul sentiero, però si dovrebbe passare. Comunque, nonostante tutto, la nebbia a me un po' piace, ti dà un po' quella sensazione di ascesa al paradiso. Bello, bello. Finisce più buona che scavallo. Finalmente un po' di discesa, che bello. Riesco a capire dove sto andando, forse. E di nuovo, panorama tutto piemontese. E finalmente anche un cartello, quindi non mi sono perso. Colle dei Signori, dove sta il mio rifugio, quindi di là. Come tutto nella vita, prima o poi le discese devono finire, quindi altra salita. Da qui in poi la strada si divide, o continui il sentiero che passa dal lato francese, o la mulattiera che sembra che con le auto si paghi, ma a piedi spero di no, e passi dal lato italiano ed è più veloce, quindi si torna di qua, in Italia. Comunque è iniziato a tornare, devo correre al rifugio sperando che non torni, che sono stanco. Sperando che non piova. E io che volevo vedere le stelle, tra l'altro.
lo zaino. E dopo essermi sistemato e aver controllato come perdermi sulla cartina, mentre mi riempo lo stomaco, le nuvole corrono via e mi regalano uno dei tramonti più belli che io abbia mai visto. Al rifugio mi hanno detto che ci sono due sentieri per arrivare sulla cima, uno un po' più lungo, uno un po' più corto. Probabilmente mi sono sbagliato e ho preso quello più lungo. Allora, mi sono accorto che sto andando proprio nella direzione sbagliata, quindi provo a tagliare dritto per dritto tra le montagne. In pratica laggiù c'è il sentiero, adesso sto tagliando tutto dritto per i monti qua. Devo andare in direzione del sole. Queste sono le uniche cose che mi preoccupano, c'è pieno di crepacci così. Ok, forse ci siamo, là c'è un tipo, quindi... Bene, sì, sono di nuovo sul sentiero. Adesso c'è la cima e in un secondo saremo là. Margareis, la cima più alta delle Alpi Marittime. Ora recuperiamo lo zaino. Mi sono fatto sedurre da quella chiesetta e mi hanno mandato sulla strada sbagliata. All'arrivo ad aspettarmi la Ressa, tutti i miei fan. Sì, sono arrivato. Gli applausi. Nino. Grazie. Anche questa avventura è finita. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.